Care amiche, cari amici di MCB Monza Cuore Biancorosso, buona serata dal vostro Davide Seven Pollastri. Questa sera scambieremo sette chiacchiere con Luigi Lavecchia, prodotto del settore giovanile della Juventus, ex calciatore con una lunga esperienza sui campi di calcio, le esperienze più significative, quelle con Ascoli, Messina, Le Mans e Bologna. Prima di partire, però, Luigi, dammi 3 secondi per lanciare la nostra sigla, altrimenti Andrea Rurali, l'ideatore di Monza Cuore Biancorosso, mi licenzia. Quindi facciamo partire la sigla e dopo partiamo con la nostra chiacchierata. Eccoci qua, Luigi, grazie per essere con noi. Grazie a voi Davide, grazie ancora per l'invito. Dicevamo che sei un prodotto del settore giovanile della Juventus. Io partirei proprio da qui, dalla Juventus, che questa sera giocherà contro il Lecce. A proposito di Lecce, colgo l'occasione per correggere una cazzata che ho detto qualche giorno fa durante l'intervista con Andrea Mitri. Ho detto che l'allenatore del Lecce è Marco Baroni, ovviamente non è Marco Baroni, ma è Roberto D'Aversa. Aioi, tu vai! Eh sì, ai ai toppai, toppano i migliori. Ho toppato anch'io, ha toppato Gatti a fare quell'autogol, ha toppato Chesney nella scelta di voler diventare portiere e ho toppato anch'io. Luigi, tu hai mai toppato? Diverse volte, e siccome ricordo il settore giovanile della Juve, ricordo una toppata clamorosa. In una finale che giocammo allo stadio di Bergamo, una finale in primavera, allenatore Gasperini era Juventus Boca Junior. Dopo 8 minuti fui protagonista in negativo di un'espulsione da ultimo uomo, fallo da ultimo uomo. Perdemmo la finale 2-0 contro il Boca Junior e quella è stata una delle mie tante toppate. Oddio, tante no, perché sarei un po' troppo umile. Diciamo che le mie toppate maggiori sono gli infortuni, questo devo essere sincero. Insomma, ne ho avuti parecchi. Dove saresti potuto arrivare senza tutti questi infortuni? Perché di certo i piedi non ti mancavano. No, è vero, però io credo che il mio massimo potesse essere sempre queste squadre tipo Bologna, Genoa, Torino. Ti spiego, oltre agli infortuni, comunque mi mancavano delle qualità. Non voglio entrare nel piagnisteo dei tanti che dicono io senza quello e quell'altro, senza questo infortunio potevo arrivare chissà dove, eccetera. No, io comunque avevo anche dei deficit, per esempio, una qualità fondamentale per giocare a calcio è la resistenza. E io ero uno scattista. Arrivato il 60esimo di ogni partita, la benzina era finita e quindi mi stiravo, ma mi stiravo non solo per una menomazione a una gamba destra. Ma mi stiravo perché mi mancava la resistenza. Quindi, in uno dei top club che giocano ogni 3 giorni, Davide, mai sarei potuto arrivare. Juventus, Milan, Inter me li sarei dimenticati. E probabilmente anche le coppe, l'Europa League, io la chiamo ancora Coppa UEFA, chiedo scusa, perché giocano ogni 3 giorni Roma, Atalanta, quest'anno la Lazio in Champions. Queste erano squadre per me difficili da toccare. È una qualità fondamentale nel calcio, la resistenza. Io purtroppo avevo anche delle alte capacità di recupero, nel senso che ci mettevo tanto a recuperare. Quindi sicuramente quello che potevo fare di più era semplicemente giocare fino a 34-35 anni, come molti miei colleghi o come la normalità vuole di un calciatore italiano, diciamo, in queste squadre, Bologna, Torino, Genova. Non penso che avrei potuto fare di più, ecco. Cosa sta succedendo a questa Juventus? La sconfitta con il Sassuolo è stata veramente brutta da vedere, oltre che da metabolizzare. Allora, torno un attimo indietro nel settore giovanile della Juve perché non tanto come settore giovanile, ma quando io sono entrato alla Juventus mi permetto di fare i complimenti a quella Juventus, Giampiero Boniperti, Furino, Sergio Secco, la famiglia Agnelli, Umberto, Giovanni, il figlio purtroppo morto, sappiamo il figlio di Giovanni Agnelli. Insomma, fu un momento veramente tragico quello, ma queste erano delle persone importantissime. Non che quelle di adesso siano tanto meno importanti, però c'era
un'aria diversa la Juve, si chiamava la vecchia signora. Erano dei signori, ecco, avevano sicuramente dei loro difetti, come tutti quanti, però era una Juve importantissima, cioè tu quando entravi nella Juve capivi che entravi nel club più importante d'Italia. Lasciamo la Juventus, ieri ci siamo scambiati un po' di messaggi, io e te. In un messaggio mi hai scritto di essere d'accordo con le parole di Grassia, che è stato nostro ospite qualche sera fa e che salutiamo Filippo Grassia. Nel messaggio mi hai scritto: molto ragionevoli e veritiere le parole del signor Grassia quando dice che nei settori giovanili c'è troppa tattica. Dici la tua sulla tattica dei settori giovanili, che effettivamente anche secondo me ce n'è troppa. Sì, io premetto che tattica, per carità, non è una parolaccia, una parola che deriva dal greco che significa ordine e ordine in campo ci deve essere, ma io penso che nei settori giovanili debba prevalere nettamente l'individualità del giocatore. Quindi la finta, il controllo, la partita la deve vincere la giocata del calciatore, del giovane, che deve essere un po' più libero di giocare. Non dico libero di giocare perché anche io alleno i settori giovanili, ho allenato i settori giovanili e a volte mi arrabbio quando combinano, diciamo così, delle frittelle, passami il termine. Però quelle frittelle mi fanno arrabbiare al momento, ma dentro sono contento perché ci hanno provato. Io ricordo pochi giocatori nell'ultima decade italiana, per esempio Antonio Cassano è un fenomeno per me, però anni prima. Tanto per tornare al signor Filippo Grassia, veramente insomma, anche lui è un'enciclopedia del calcio. E ricordo Totti, Del Piero, Roberto Baggio, Gianfranco Zola, Mancini, Giannini. Ne ricordo una marea di giocatori con grandi qualità. Ora sicuramente ci sono degli ottimi giocatori, però siamo diversi anni che non partecipiamo alle Olimpiadi come Under 21, diversi anni che non partecipiamo al Mondiale. Si è parlato di un exploit dell'anno scorso dei club italiani, Fiorentina, Roma, Inter nelle finali. Ok, però se io vado a vedere l'Inghilterra è quasi la normalità che mi piazzino delle squadre nelle prime quattro di Conference, di Champions e di Europa League. Noi l'anno scorso è stato un exploit, quindi è stato un caso, vuol dire. Potremmo fare meglio come settori giovanili, sicuramente. Vado oltre, ti dico che secondo me, a costo di apparire anacronistico, ti dico che io nei settori giovanili insegnerei ancora anche la marcatura a uomo, perché sono tutti bravi a fare la diagonale, ma nell'uno contro uno, sui calci d'angolo, tante volte vedi il difensore andare in difficoltà. Sei d'accordo? D'accordissimo, sfondi una porta aperta perché colgo l'occasione per salutare i ragazzi del centro di formazione del Cagliari che alleno e che a volte mi guardano allibito in due casi. Uno è quello che ti ho scritto nella pallina da tennis, nel pareggio della pallina da tennis. Ma mister, cosa ce ne facciamo del pareggio della pallina da tennis? Va bene, sarò anacronistico anche io, come dici tu. Due è quando la palla è il portiere avversario, io praticamente do un comando che è quello di andare a prendere un uomo. E anche se quest'uomo inizialmente è in attacco e ce l'ha il mio difensore che è in fase difensiva, si muove, lui per me lo deve seguire. Quindi io predico l'uno contro uno e vedi delle partite, Davide, anche un po' strane, nel senso che prendiamo delle ripartenze clamorose. Una prima squadra, un presidente mi avrebbe esonerato immediatamente. Però il settore giovanile non è una prima squadra. Per me l'uno contro uno è la tattica, scusa, l'uno contro uno è la tecnica, sono la base dei settori giovanili. La costruzione dal basso ti piace? Ottimo. Sì, tantissimo. Il Milan di Mario Beretta e non solo nel settore giovanile aveva un comando, quello che il portiere doveva per forza giocare dal basso. Allora qualcuno diceva, va bene, ma così non alleni la costruzione lunga, quindi il portiere non avrà la trasmissione lunga, non saprà fare un lancio. Io direi questo, io partirei obbligatoriamente dal basso perché gli uno contro uno non vanno solo eseguiti dagli attaccanti, ma vanno eseguiti anche dai difensori in possesso palla, perché nel settore giovanile non è detto che un ragazzo che a 15 anni faccia il difensore a 17 non si ritrovi attaccante. Ne abbiamo viste tante di sorprese. Quindi sicuramente tu alleni maggiormente la tattica, il dribbling, l'individualità, la scelta dei giocatori. Ecco perché la costruzione dal basso sarebbe importante, non dico 10 su 10 giocarle basse, ma 8 su 10
giocarle basse. E invece purtroppo ho sentito allenatori che dicevano ai portieri: guarda, le prime 7-8 palle lancia le lunghe. Ma le statistiche dicono che più o meno ci sono dei calci del terzino sui 10 a partita, anche 9, 9 virgola, e quindi che cosa facciamo? Lanciamo sempre lungo. Ma con la costruzione dal basso non c'è il rischio che con le squadre che pressano la squadra vada in difficoltà? Certo, e in quel caso, a meno che non sia veramente esagerata la differenza e la squadra del proprio allenatore vada in difficoltà, comunque io costruirei dal basso. Se proprio, come ti dicevo, la differenza è esagerata, allora il lancio lungo, per non mortificare il giovane, lo accetto. Arriviamo all'incontro di giovedì, Monza-Bologna. Chi vincerà e perché? Io penso che sia una gara che finisca in pareggio, per due motivi. Un pareggio che serve poco a entrambi, perché entrambi devono cercare la loro strada. Il Monza è comunque un'ottima squadra, sta facendo vedere degli ottimi colpi, a proposito di giovani, con Colpani. Poi c'è Vignato, che comunque ha vinto l'Europeo in Under 19, voglio dire, è un gran risultato. Farà un po' di fatica a giocare, perché Caprari e Dani Mota sono degli ottimi giocatori. Tra l'altro ora non so le condizioni di Caprari, perché mi sembra che abbia un infortunio. Riguardo il Bologna, anche il Bologna deve far capire se sarà quello dell'anno scorso, cioè che sfiorerà il piazzamento nelle coppe, oppure farà l'annata da salvezza tranquilla, si spera, o non salvezza un po' burrascosa. Quindi è una partita un po' entusiasmante, però, perché i due allenatori mi piacciono entrambi, sia Thiago Motta per come fa giocare la squadra, e sia Palladino, che era mio quasi compagno nel settore giovanile della Juve, lo saprai benissimo che ha fatto il settore giovanile della Juve, ed è un allenatore che fa giocare molto bene. Io comunque, insomma, ho visto i gol di Colpani, sicuramente grandi gol, quello con l'Empoli di sinistro è stata una magia, perché il giocatore vale tantissimo, però la squadra gioca bene. Colpani, come sanno gli amici di MCB Monza Cuore Biancorosso, è il mio pupillo, stravedo per Colpani. Beh, io l'ho citato come giovane insieme a Vignato, perché a proposito di giovani, ecco, se tutti i giovani fossero così, potremmo ripetere un'Italia degli anni 80-90. Luigi, avevo promesso di non rubarti più di 10 minuti. Tanto noi ci risentiremo presto, perché ci siamo promessi di risentirci per altre interviste. Ce lo fai un saluto agli amici di Monza Cuore Biancorosso? Certo, un saluto a tutti veramente di Monza Cuore Biancorosso. Vi auguro una bellissima annata, magari anche più bella di quella dell'anno scorso. Continuate così, perché siete una delle realtà insieme a Lecce che va seguita e che piace di più. Grazie a Luigi Lavecchia, il nostro ospite di questa sera. Cari amiche e cari amici, siamo arrivati alla conclusione di queste 7 chiacchiere con Luigi Lavecchia. Noi ci rivedremo presto, continuate a seguirci, perché nella pentola del Seven cuoce sempre qualcosa. Luigi, grazie, lanciamo insieme la sigla. Lanciala. Grazie, dai. Davide, grazie a voi. Lancia pure la sigla, Luigi, vai. Sigla. Prego, la sigla. Grazie.